Allora, intanto grazie agli interisti che verranno a vedere questo video perché mi fate guadagnare un casino di soldi. Bacione, views e cose varie. Grazie. State qui pure voi che tanto c'è tanto da dire. Allora, lasciamo da parte la sconfitta. Analizziamo dati più terra terra. 5 derby. 3, 4, 6, 7, 11 gol subiti. Sono a media di 2 gol e mezzo a partita. Prima cosa, un gol fatto. Media di un gol ogni 5 partite. Poi però sento, abbiamo avuto più possesso palla. Cioè io pur di vedere, certa gente pur di difendere certe persone si attacca a queste stronzate. E io vi dico, l'Inter è più forte del Milan? Sì. Ci sono momenti in cui sono più forti loro, momenti in cui siamo più forti noi, e 2 anni fa l'abbiamo dimostrato, momenti in cui va meglio a loro, momenti in cui va meglio a noi. Però vedere una differenza così è irreale e inaccettabile. Chiaro? Perché se tu mi parli di 5 derby persi di fila e di un Inter che ti arriva 30 punti sopra in campionato, dici, è giusto. Ma se tu guardi i dati di fatto, dove perdi 5 derby di fila, anzi 4, togliamo quello di oggi, e vedi l'Inter che ti arriva 2 punti sopra in classifica, vuol dire che, tolti gli scontri diretti, le figure di merda che hai fatto te, le ho fatte anche io. Perché se tu le figure di merda le hai fatte col Monza, io le ho fatte con la Cremonese. Se tu le figure di merda le hai fatte con la Juventus, io le ho fatte con la Lazio. Sto buttando squadre in mezzo a casa. Quindi, se tu vai a perdere 5 derby di fila contro una squadra che l'anno prima sei arrivato 2 punti sopra te e l'anno dopo è arrivato 2 punti sopra loro, vuol dire che tu vai a giocare quella determinata partita con le palle a terra. Perché è quello che vai a fare. Perché lo ripeto da una vita. Il Milan soffre le squadre che si chiudono. Il Milan soffre le squadre con la difesa a 3 in particolare e le squadre che tengono la difesa bassa. Perché il Milan ha vinto con la Roma? Perché la Roma, oltre ad avere un gioco che è aberrante, teneva la difesa a centrocampo. Il problema è che se il Verona gioca con la difesa a 3, con tutto rispetto, e tu giochi col Verona, picchi, 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 fai il gioco, tieni la palla, la vinci. Poi ti capita quell'episodio, il rigore, il coso, la vinci. Quando tu vai a giocare con una squadra uno step più in alto, questo discorso non lo puoi fare. Non lo puoi fare con l'Inter. Non l'hai potuto fare con il Chelsea l'anno scorso. Sono discorsi che non puoi applicare. Perché tanto, in un modulo come quello del Milan, dove giochi a una punta sola, tra parentesi, 37enne, lento come la merda, può essere alto quanto ti pare, ma se te metti 3 difensori medio buoni, il gioco è fatto. E mi stupisce che chi sia in panchina non capisca questa cosa. Perché l'anno scorso non avevamo, anzi, 2 anni fa abbiamo vinto, quindi era immune da ogni critica. L'anno scorso la società ti ha comprato solo De Ketteler, quindi Pioli si sta arrangiando. Idea che non ho mai condiviso, ma che per forza di cose ho dovuto accettare. Sai, la squadra dell'anno prima
anzi, senza che sia Romagnoli. Quindi Pioli fa con quelli che può. Va bene. Non va bene, ma va bene. Quest'anno, parte Tonali, ci risiamo. Ti spendono 100 milioni di mercato. Tolta la difesa che andava preso sicuramente un difensore centrale. Hanno comprato quel Pellegrino. E Pellegrino mi ricorda quando venne Silvestre, lo ricordate? Che era 2013, venne Silvestre. Lo prendemmo da Sampdoria e dall'Inter. Non lo ricordo, venne Silvestre, no? E lì, cacato. Poverino. Sa neanche di che colore la maglia del Milan. Va bene. Quindi forse quello è l'unico errore di mercato che si è fatto, oltre a trovare magari una punta di spessore. Però per il resto t'hanno preso la fascia destra, t'hanno rimpiazzato Tonali con due giocatori che a me sinceramente piacciono, che poi fanno partite più e meno brutte anche loro. Tu Pioli non hai scuse. Tu non hai scuse perché se tu prendi il derby di oggi, ci metti la squadra che avevi l'anno scorso, ci metti la squadra che avevi 2 anni fa, ci metti la squadra che avevi 3 anni fa, ci metti la squadra del Milan pre-Covid con Bonaventura, che cazzo c'era, Riccardo Rodriguez, Castiglieco, Paquetà, perdi lo stesso. La perdi così. Perché se tu imposti una partita per perdere, tu perdi. E non ci trovo niente di sbagliato, niente di errato. Se tu arrivi, a me non me ne frega se fai 250 passaggi in più. Tu devi essere concreto. E qua, nonostante ci siano ancora parecchi tifosi interisti che mi stanno facendo entrare denaro nel canale, voglio rivolgermi ai miei tifosi, perché il problema è chi mi fa rodere il culo sono i miei tifosi, non il loro. Il problema è che io ho preso una valanga di insulti quando dissi: guardate che Pioli dopo lo scudetto va cambiato. Non è vero! Ha vinto lo scudetto! E chi prendi? Chi prendi? Chi prendi? Io credo che nell'estate 2022 il Milan in panchina avesse potuto prendere Cani e Porci. Perché con la squadra che aveva, col campionato che è stato, dove la Lazio è arrivata seconda, dove di posto in Champions League alla fine se ne sono rivelati essere 5 e non 4, che poteva anche arrivare quinto e andare in Champions League, io penso che diversi allenatori svincolati avrebbero fatto meglio di Pioli. Ho ragione? Non ho ragione? Non lo sapremo mai, perché purtroppo è stato tenuto. Quest'anno cambio dirigenziale, hai avuto un'altra grandissima opportunità per cambiare allenatore, non l'hai fatto, anzi volevi Pirlo, che già con la Sampdoria sta abbastanza tribolando. Per chi seguisse il canale, e qua veramente mi rivolgo ai miei tifosi perché non penso che ai tifosi dell'Inter segua interessi seguire i miei video relativi alle vittorie del Milan, trofeo Berlusconi, Monza Milan, dissi che quest'anno Pioli è indifendibile. Pioli non ha scuse sotto ogni punto di vista. Quest'anno Pioli è solo. Perché io l'anno dello scudetto l'ho difeso. L'anno dopo l'ho difeso fino a dicembre. Perché dalle 5 pere col Sassuolo per me Pioli è una pagina già voltata. E se dopo le 5 pere dal Sassuolo era già una pagina voltata Pioli, quest'anno per me Pioli è un libro chiuso, è un capitolo chiuso. E questo è il problema. Quindi, tornando al discorso iniziale, se tu perdi 5 partite di fila con una squadra che in Champions League fa un turno più di te e ti arriva 2 punti sopra, dopo 110 milioni spesi sul mercato, il problema sei tu. Non è chi non entra in aria per i primi 7 minuti, non sono i tifosi, non sono le condizioni meteorologiche, non sono gli arbitri, sei tu il problema. Sei tu che hai dei limiti. Perché l'Inter, dopo la Supercoppa vinta, ha perso con l'Empoli. Con l'Empoli!
Ricordo bene. E prima della Supercoppa ha pareggiato col Monza. Col Monza, unica squadra insieme a Verona, Sampdoria e Juventus con cui il Milan ha fatto 6 punti l'anno scorso. Non è accettabile. Non è accettabile che tu quella partita, che poi dicessi, no? Inzaghi cambia stile di gioco ogni derby che gioca. Che ci vuoi fare? Invece no! Perché Inzaghi le prepara uguali, Pioli le prepara uguali, e i derby sono tutti uguali, come sono i derby. L'Inter che fa gol nei primi 10 minuti, il Milan che fa il gioco, tiene la palla, parliamoci chiaramente, l'Inter che trova il 2-0 su contropiede, perché poi adesso analizziamo anche la prestazione dei singoli, su contropiede, la partita che muore. Oggi la partita non è morta perché Leao ha fatto il gol che non ha fatto in semifinale di Champions League, l'ha fatto stasera, e dopo la partita è stata più morta che prima. Perché che è successo? Alla prima svista, la prima triangolazione uscita da parte loro, hai preso il terzo gol. Poi hai fatto un fallo stupido e hai preso il quarto. Adesso arriviamo ai singoli, perché ai singoli c'è da arrivarci. Oggi non salvo neanche Maignan. Maignan è che l'unica volta che ho definito la sua prestazione insufficiente è stato contro la Salernitana, quando uscì su Djuric. Si prese quel gol in rovesciata, che sto ancora capendo perché. Terzo gol sul primo palo, deviazione, ok. Gol sul tuo palo, non si prende. Quindi Maignan bocciato. Calabria. Cioè, io raramente ho visto un giocatore che gioca 90 minuti, non ha giocato 90 minuti, ma tutto il tempo che ha giocato non ha azzeccato mezza cosa. Non l'ho mai visto e oggi ho avuto la constatazione. Calabria, bello il secondo gol di Thuram, eh? Uno dei gol più belli che ho visto nell'ultimo anno. Ma perché Calabria è andato a coprire il territorio del tiro di Thuram camminando? Ovviamente è arrivato prima il tiro che Calabria. Se Calabria avesse corso, Thuram non avrebbe tirato. Quindi, parliamone. Chi è il poverino? Chi è lento? Cioè, vado io a giocare, supero Kier, metto una palla lunga, lo supero anch'io Kier. Io con 84 kg di buzza, super, sono più veloce di Kier. Ciao che ha fatto dei lisci incredibili, perché ciao difende, Tomori corre, Tomori non c'è, Tomori difende a merda, ma almeno corre. Ciao si è dovuto trovare a difendere e a correre. Fernandez ha fatto anche una partita sufficiente. Poi inspiegabilmente ha fatto quel fallo da rigore che non ha senso di esistere. E dico sempre, il rigore, c'è il giocatore lanciato verso la porta, va bene, lo falci, perché o lo falci o fa gol, va bene. Ma spalla alla porta, una palla che avrebbe agganciato e scaricato verso chi non lo so, tu non fai fallo. Reinders non ci ha capito un cazzo, Loftus Cheek idem con patate, Krunic non mi ricordo neanche se ha giocato. Pulisic gli hanno preso le misure, perché se giochi in un determinato modo le misure te le prendono. Salvo Leao, forse salvo Leao, ma non salvo Pioli. Pioli, ricordati che quest'anno sei solo, completamente solo, non hai nessuno ti difenderà, nessuno, niente. Ah, poi se ci sono alcuni che vogliono difendere, va bene, ma per quanto riguarda me, tu, che si vinca, se si vince non ti attribuirò mai mezzo merito, e se si perde sarò prima a criticarti. Mi assumo le mie responsabilità. Il Milan vince lo scudetto? Spero, ma non ci credo. Se lo vince, sappi che tu per me lo stesso conti meno di zero. Domani mattina alle 7 live reaction e martedì Champions League, sperando in un epilogo più felice.